Ciao ragazzi, ben ritrovati. Quando si parla di escursionismo, di montagna, di trekking, quando si parla di materiale tecnico ed attrezzature per il trekking, non si può non parlare di Decathlon. Decathlon è la salvezza degli sportivi in erba perché permette di acquistare tutto il necessario per iniziare a praticare un'attività sportiva. I prezzi sono modici e la qualità tutto sommato è soddisfacente. Decathlon è stata anche la mia salvezza quando una decina d'anni fa, da studente squattrinato, ho deciso di rinnovare la mia attrezzatura. Venivo già da una vita di escursionismo ed attività all'aria aperta praticate in maniera abbastanza arraffazzonata, senza soldi, senza risorse, molto spesso con materiale di seconda mano. Volevo acquistare dell'abbigliamento e degli accessori tecnici specifici e smetterla di andare in montagna con i jeans e lo zaino dell'Invicta. Decathlon mi ha permesso di farlo senza spendere un capitale. Negli anni poi mi sono concesso abbigliamento ed attrezzatura più costosi di marchi famosi, ma ho continuato a tenere d'occhio gli scaffali di Decathlon perché ritengo che ci siano prodotti interessanti per chi sa cosa cercare, anche per chi pratica da diversi anni, sa quello che vuole e ha determinate esigenze. Qualche giorno fa mi sono ritrovato a passeggiare tra le corsie del Decathlon di Tor Vergata in un'atmosfera direi surreale. Negozio completamente deserto, probabilmente per la situazione legata al coronavirus. Buon per me perché ho avuto tutto il tempo e la libertà di passare ai raggi X gli scaffali del reparto trekking. Il risultato è che mi sono portato via diversi prodotti, alcuni dei quali molto interessanti, alcuni dei quali anche in offerta. Adesso ve li faccio vedere e ne parliamo un attimo, così vedete se c'è qualcosa che può interessare anche voi. Zaino MH500 della Quechua, questo in realtà l'ho preso in un'altra occasione rispetto al resto degli oggetti che vedrete. Ho voluto includerlo perché lo sto provando da qualche settimana e secondo me è veramente un prodotto degno di nota. Il problema degli zaini piccoli è che, non essendo fatti per portare tanto peso, spesso hanno gli schienali morbidi, hanno delle cinghie ventrali non adeguate e hanno poche tasche. Questo mi è piaciuto particolarmente perché sembra uno zaino grande miniaturizzato. Ha tutte le dotazioni che di solito si trovano in zaini più grandi, di fascia più alta, trasferite su un 20 litri. Guardate che figata lo schienale con la mesh. Ha delle cinghie ventrali fatte benissimo, con due tasche capienti su tutti e due i lati. Ha due tasche in mesh laterali, una tasca in mesh frontale, un'altra tasca frontale con la zip e un'altra tasca qui sul cappuccio. Ha questa zip che consente di aprirlo completamente, gli agganci 1 e 2 per i bastoncini. Mazza quanto è dura! La rain cover incorporata, insomma, veramente bello, robusto dal punto di vista dei materiali e della costruzione. Costa 39,99 e secondo me è un must have. Io l'ho preso per rimpiazzare il mio vecchio Simon d'Alpinism, anche quello da 20 litri, anche quello preso da Decathlon ormai 7-8 anni fa e ormai è veramente cotto. Secondo oggetto che voglio mostrarvi sono questi pantaloni, sempre MH500. Anche questi presi per rimpiazzare i miei vecchi Forklaz 900, presi all'epoca, che ormai sono veramente da buttare. Questi li ho presi in offerta da 29,99 a 17,90 ed è stato un bel colpo. Anche questi sono un must have, leggerissimi, comodissimi perché elasticizzati. Il materiale è sintetico, quindi asciuga alla svelta. Per la traspirabilità non vi so dire perché ancora devo provarli, ma se sono come i precedenti che ho portato per anni, anche qui siamo al top. Pinza togli zecche, questo è un must have in generale, specialmente per chi come me frequenta posti che sono letteralmente infestati. Questa ve la segnalo perché è la prima volta che la vedo da Decathlon, quindi se vi servisse al volo sappiate che lì ce l'hanno, costa 3,99 euro. Sandali Forklaz Trek 500, chi di voi mi segue da più tempo sa che sono un appassionato della camminata minimalista e questi sandali sono veramente interessanti, sembrano un paio di Xero Shoes dal costo decisamente più contenuto, poco meno di 20 euro. Quello che mi è piaciuto oltre all'essenzialità è che sono fatti con materiali riciclati. La sensazione è buona, almeno dopo il primo utilizzo. La suola è molto flessibile, quindi se volete provare l'esperienza barefoot anche qui senza spendere un capitale ve li consiglio fortemente. Ultimo oggetto, una sacca stagna da 40 litri, anche questa presa in offerta, 4,99 anziché non mi ricordo. Comunque poi la cerco sul sito e ve la linko qui sotto insieme a tutto il resto. Le sacche stagne fanno sempre comodo, ne ho un'altra sempre di Decathlon che però è di quelle a compressione, quindi con la valvolina. Questa è una semplice sacca impermeabile, più leggera, più flessibile, l'altra rimane un po' più rigida, si chiude arrotolandola su se stessa in questo modo, poi si aggancia.
Ok ragazzi, per oggi abbiamo messo abbastanza carne sul fuoco, quindi direi che mi fermo qui. Avete acquistato anche voi qualcosa di interessante da Decathlon negli ultimi mesi? Segnalatelo qui sotto nei commenti che me li vado a leggere. Ricordatevi ragazzi, come sempre, di iscrivervi al canale, di attivare la campanella e di lasciare un bel pollice all'insù se vi piacciono i miei contenuti. Un saluto, state bene e ci vediamo ad un prossimo video.